specializzandi siano tutti uguali, sia quelli ospedalieri che quelli del territorio, sia alla scuola di specializzazione in medicina generale. Ciao, siamo qui oggi per il Giovani Medici Day per chiedere un cambiamento attuale nella formazione medica italiana, una formazione che è completamente diversa dalla formazione medica negli altri paesi. Diciamo, i motivi per cui noi siamo qua sono sostanzialmente tre: un concorso nazionale che possa dare parità a tutti, un ritorno al numero delle specializzazioni degli altri anni e non a questo taglio drastico, e al fatto che è inutile aumentare i posti alla facoltà di medicina e ridurli alle specializzazioni, perché sennò si entra in un circolo vizioso che continua ad ostacolare sempre di più noi giovani. Siamo indietro rispetto al resto d'Europa, siamo indietro perché non abbiamo un concorso che ci selezioni in maniera meritocratica, non abbiamo una laurea che sia abilitante, quindi che risparmierebbe tutto il tempo che noi perdiamo per poi poter fare il concorso di specializzazione. Concorso che attualmente è locale, gestito da una commissione locale che quindi seleziona chi vuole. L'anno prossimo mi laureerò, voglio fare la pediatra, e per come è il sistema in questo momento già so che dovrò aspettare 2 o 3 anni, e non perché non me lo merito, ma perché ci saranno persone che entreranno prima di me solo perché sono figli, nipoti e parenti di. Io faccio il 6° anno all'Università Cattolica di Roma e vorrei fare la pediatra, e purtroppo mi hanno già detto che gli altri colleghi degli anni precedenti che la media almeno per entrare è un'attesa di circa 3 anni. Certo. Puntare all'eccellenza, cosa che in Italia non capita, in Francia funziona che il concorso si fa dopo il primo anno, per cui tutti hanno una preparazione di base uguale, perché è ovvio che invece qua chi viene dal liceo classico, chi viene dal liceo scientifico magari è avvantaggiato, e a quel punto chiunque in base alle conoscenze e all'impegno che ha messo in un anno di studi universitari può provare il test. Mi vedo costretto molto probabilmente ad andarmene in Inghilterra, dove lì sia la vita dello specializzando, sia il compenso e sia la meritocrazia vengono davvero valorizzate, e non come qua in Italia, dove quest'anno infatti sono stati anche tagliati il 10% dei posti rispetto all'anno scorso, quindi ci saranno più disoccupati il prossimo anno, che probabilmente si contenderanno ancora meno posti.